Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dal 1976 comincia a lavorare in varie radio private, fra le quali vi è Radio Babboleo di Genova. Nel 1978 approda a Teleradio City, mentre nel 1979 è a Radio Monte Carlo. L'anno successivo a Tele Monte Carlo affronta, con un programma per bambini, la sua prima trasmissione televisiva. Il successo giunge quando diventa un conduttore delle reti Fininvest. Tra i programmi da lui presentati c'è Mama non Mama, dal 1983 al 1985, prima con Sabina Cioffini e poi con Ramona Dell'Abate. Successivamente presenta Il gioco delle coppie dal 1985, prima su Italia 1, poi su Rete 4 e infine su Canale 5, quando nel 1990 lascia il quiz che viene affidato in seguito a Corrado Tedeschi, nell'edizione 1990-1991. Da ricordare, sempre su Canale 5, la conduzione del sexy varietà Passiamo la notte insieme. Il noto conduttore ha quindi scelto di nuovo di mettersi in gioco, in un reality, ed anche questa volta le cose non sono andate per il meglio. Predolin dopo una settimana è stato infatti eliminato al televoto, e dopo alcuni giorni solo sull'isola di Sant'Elena, si è visto costretto ad abbandonare il gioco a causa dei risultati di alcuni esami, che hanno fatto preoccupare i medici. Nel corso di una recente intervista a Novella 2000 ha spiegato: «Ho 72 anni, e per vivermi appieno l'isola, avrei dovuto parteciparvi 10 anni fa, quando avevo entusiasmo e aspettative diverse». Durante la stessa intervista ha poi annunciato: «Questa è stata la mia ultima esperienza televisiva. Il conduttore ha quindi preso una decisione improvvisa e definitiva, ma vediamo il motivo». L'ormai ex naufrago ed anche ex conduttore ha spiegato anche cosa lo ha spinto verso questa scelta. A tal proposito ha rivelato: «Non approvo la TV di oggi, fatta di aggressioni verbali, attacchi, polemiche, volgarità e dinamiche in cui in passato sono stato coinvolto». Predolin ha poi aggiunto: «La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi». Una pausa definitiva quindi quella di Predolin, che anche nel corso della sua ultima apparizione all'isola, si è confermato deluso dal trattamento ricevuto e da quanto accaduto nell'ultimo periodo. Un finale senza dubbio amaro per lui, che adesso avrà tutto il tempo di dedicarsi ad altro e soprattutto al ristorante in Sardegna di cui è proprietario.